Salusa. Messaggio importante per gli alleati in superficie sui prossimi eventi. Di Neva Gabriel RL, 30 settembre 2023. Stanno accadendo molte cose dietro le quinte e hanno influenzato il modo in cui molti di voi vedono questa realtà. Da giorni sono vicino a Neva in attesa che si aprano i canali di comunicazione, mentre le energie in fermento sul vostro pianeta cercano un punto di armonizzazione. È prevedibile che i canali che trasmettono i nostri messaggi in tutto il mondo sentano il bisogno di fare una pausa, soprattutto ora che gli eventi tanto attesi sono alle porte. Il modo in cui molti di voi hanno visto la realtà può sembrare un po' fumoso o distorto, e questo perché c'è davvero una fusione del tempo e della realtà come la conoscete. Non significa che smetterete di vivere o di fare le vostre solite esperienze, ma cambierà il modo in cui i vostri organismi rispondono a questa realtà. State entrando in strati sempre più sottili, e mentre ciò accade, potreste essere sorpresi di osservare la fisicità in un modo che vi sembra chiaramente un ologramma. In altre parole, i vostri corpi e soprattutto la vostra vista percepiranno che qualcosa non è più come prima, e questo è un dato di fatto. Gli operatori di luce, che sono sempre più allineati ai loro propositi di vita, noteranno un notevole aumento della loro sensibilità, in modo da poter captare più facilmente le frequenze. Le presenze extrafisiche diventeranno più percepibili e il modo di trattare queste energie diventerà più sicuro, perché state diventando ciò che siete sempre stati. È normale notare anche i tentativi di coloro che desiderano mantenere lo status quo, trascinandovi all'altro estremo della vecchia realtà, ma difficilmente tornerete ai vecchi schemi vibratori, perché avete raggiunto un punto in cui non si può tornare indietro. È anche importante sottolineare che, a causa dell'intensa agitazione dietro le quinte di Madre Terra, molti operatori di luce troveranno difficile connettersi con noi. Non perché siamo lontani, ma semplicemente perché c'è una marea di forme pensiero poco qualificate in tutta la griglia planetaria. E questo causa un notevole rumore. È quindi necessario che preserviate il tempo dedicato ai vostri social network e che cerchiate di essere sempre più in contatto con la natura. Naturalmente sapete che una delle nostre intenzioni della Federazione Galattica nell'implementare Internet sulla Terra è, ed è sempre stata, quella di rafforzare i legami ed eliminare le frontiere, oltre a molti altri aiuti. Tuttavia, coloro che operano nell'oscurità hanno cercato di dirottare la vostra tecnologia per rendere tutti voi, sulla superficie del pianeta, dipendenti e in uno squilibrio di dopamina. Queste cose saranno riaggiustate man mano che molti di voi diventeranno consapevoli di ciò che sta realmente accadendo e mentre ci muoviamo verso la piena divulgazione della nostra presenza. Questo è un punto di cui vi informiamo anche ora. Ci sono molti nostri alleati infiltrati nei vostri governi e hanno documenti informativi più che sufficienti da rilasciare sul web, in luoghi liberamente accessibili a tutti. È solo questione di tempo prima che vengano rivelate ulteriori informazioni su di noi. Naturalmente, ci sono poche persone con intenzione malevole che cercheranno di usurpare questi programmi di divulgazione nel tentativo di inserirvi i propri programmi nefasti. Ci affrettiamo a informarvi che questo non sarà tollerato dalle flotte del comando Ashtar. Tenete presente che sulla Terra c'è più luce e sicurezza che mai,
e nessun piano che violi l'originalità dei protocolli decretati dal Creatore Supremo sarà attuato. Sappiamo che gli sforzi di molti di voi per rimanere inviolati sono stati estenuanti, soprattutto dopo aver attraversato una situazione pandemica. Va da sé che i tentativi di coloro che agiscono nell'oscurità vi renderanno ancora più stanchi, ma abbiamo anche ricevuto informazioni dai nostri superiori cosmici che non saranno tollerate tali situazioni complicate. Vi informiamo che non sarà più consentito qualsiasi tentativo di creare una falsa invasione extraterrestre che minacci la vita sulla Terra, utilizzando le nostre immagini o i nostri nomi in modo negativo. Coloro che operano nell'oscurità hanno pianificato per decenni in modo che, quando arriverà il momento chiave delle nostre presentazioni nei vostri cieli, sarete nel panico e nell'incertezza riguardo a noi. Abbiamo cercato di indebolire i loro numerosi tentativi di incutere timore nei confronti della vita fuori dal pianeta e oggi abbiamo molto più sostegno che mai. Dobbiamo informarvi che le razze extraterrestri non confederate, che si nascondono ancora nelle caverne della Terra e in alcune basi sotto gli oceani, sono monitorate da noi e non c'è alcuna possibilità che sfuggano alle conseguenze di millenni di azioni contro la specie umana. Non temete una guerra nei vostri cieli tra le nostre flotte e le loro, perché disponiamo di una tecnologia molto avanzata e possiamo bloccare le loro azioni in qualsiasi momento lo desideriamo. Non verrà fatta esplodere nessuna arma nucleare che potrebbe danneggiare le nazioni e scatenare una terza guerra sulla Madre Terra. Avete superato e illuminato questa linea temporale. È anche importante capire che ci sono ancora equilibri karmici che si stanno accendendo in varie regioni della Terra e la collaborazione di tutti voi, in quanto nostri rappresentanti sulla superficie del pianeta, per assistere in queste combustioni karmiche, è essenziale. Non perdete tempo a dare giudizi, ma agite come ancore di luce e intervenite nei campi d'azione quando siete chiamati dalle sincronicità, che non sono altro che le linee di una rete che collega le cause ai loro effetti e viceversa. Siete i coordinatori di questi eventi e avete la capacità di fermare una guerra con le vostre intenzioni e i vostri poteri mentali. Fate un test e vedrete l'enormità del vostro potere mentale quando è diretto e potenziato dalla forza dell'amore innato e in espansione in ognuno di voi. Godetevi le vostre giornate come mai prima d'ora e date tempo al Creatore Supremo di organizzare la casa per l'arrivo degli ospiti delle stelle. Siamo molto più eccitati di quanto possiate immaginare e al primo segnale del Creatore entreremo nei vostri cieli con le nostre migliaia di navi e ogni occhio lo vedrà. Ci saranno coloro che, pur avendo sentito parlare di noi per generazioni, saranno terrorizzati dalla prospettiva di perdere il controllo su ciò di cui si considerano proprietari e responsabili. Ma ci sarà un'ondata di gioia molto più grande da parte di tanti altri che ci accoglieranno a braccia aperte e ci sosterranno quando alcuni dei nostri membri saranno invitati a spiegare le nostre intenzioni. E queste saranno trasmesse contemporaneamente su tutti i vostri canali televisivi. Sono Salusa di Sirio e in qualità di portavoce della Federazione Galattica rafforzo il nostro sostegno a tutti voi e ci rallegriamo per la vicinanza di questo evento che è stato così atteso negli ultimi 26.000 anni. Siete in un ciclo speciale in cui completerete un grande viaggio e sarete ricompensati con il diritto di viaggiare attraverso le stelle come prima, dopo un lungo viaggio nelle dimensioni inferiori.
Sentite il nostro abbraccio incondizionato in questo momento, mentre parliamo dalla nostra nave madre e osserviamo la bellissima Terra con il suo splendore cosmico, oltre allo splendore del Sole su di essa. Noi della Federazione Galattica, che comprendiamo una moltitudine di anime provenienti da tutto l'universo e oltre, siamo ora in vibrazioni positive per la Terra e lasciamo a tutti il nostro amore e le nostre benedizioni. Selaterin Ahal Arjaten, in siriano, perché sì, siamo tutti uno. Siate in pace. Siate nella luce. Traduzione e voce Marina